Rimaniamo a Pisa, dove è stata siglata un'intesa tra Comune e associazioni finanziarie in pensione sul fronte sicurezza. Vediamo di cosa si tratta. Sicurezza integrata a Pisa, è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale e l'Associazione Nazionali Finanzieri d'Italia. Assessore Bonanno, quali sono, come dire, le linee di questa convenzione? Sì, questa mattina con la sottoscrizione di questa importante convenzione vogliamo garantire una collaborazione, sinergia e coordinamento tra i volontari dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia e della nostra Polizia Municipale per perseguire tutte quelle finalità di carattere civile e sociale. Devo dire che come amministrazione abbiamo da sempre riposto grande attenzione e riconoscimento all'alto valore sociale del volontariato e in questo contesto sicuramente assume rilevanza fondamentale l'Associazione Nazionale Finanziari che vede al suo interno personale in quiescenza o in servizio che ha sempre svolto un lavoro al servizio e per il bene della nostra comunità. E con questa convenzione vogliamo veramente assicurare un'azione comune, un'azione sinergica e di collaborazione con i nostri agenti di Polizia Municipale per garantire una maggiore convivenza sociale e una maggiore vivibilità degli spazi pubblici, grazie appunto a quello che è il supporto che i volontari assicureranno presso parchi, giardini, presso diciamo, le aree pubbliche, ma soprattutto presso alcune scuole della nostra città. Grazie appunto al loro supporto verrà consentita l'entrata e l'uscita dei nostri bambini in totale sicurezza. E voglio veramente ringraziare il comandante Misserini, i nostri agenti di Polizia Municipale e i volontari dell'Associazione Nazionale Finanzieri per questa importante iniziativa. Marco Mugnaini è presidente dell'Anfi Toscana e coordinatore anche della sezione di Pisa, ecco, sempre più importanti anche oggi in Noi fondo. siamo, sì, siamo un'associazione che cerca di fare del bene alle città della Toscana, ma come noi ci sono in Liguria, ci sono in Puglia, associazioni stanno nascendo come Pisa, perché Pisa è stata una delle prime, stanno nascendo associazioni di volontariato per fare del bene alla società, tutto lì. Comandante Messerini, ecco, un'integrazione sempre più possibile, quindi. Assolutamente sì, ormai la collaborazione tra le forze di polizia locale e le associazioni di volontariato è un punto fermo anche della legge regionale, come dicevo in conferenza stampa, sulla polizia locale. Quindi ecco, è una risorsa in più, sono valori aggiunti, sono occhi in più sul territorio e noi di questo siamo ben felici.